Ehi, la Pokéfanatici, bentornati in questa nuova parte di Pokémon versione Nera 2. Io sono Dlarz e oggi andremo finalmente avanti nella nave del Team Plasma. Sì, ho sconfitto Acromio, per favore fammi passare, vattene. Ok, andiamo in una nuova stanza che abbiamo sbloccato dopo aver sconfitto Acromio. Ed ecco Gachis, salve. Cosa fai? Guardi la TV? Dannato Acromio! Quando si tratta di scienza, non guarda più in faccia a nessuno. E io, che l'avevo persino messo a capo dell'organizzazione. Invece di dedicarsi anima e corpo al nostro grandioso piano di dominare la regione di Unima, perde il suo tempo a soddisfare curiosità scientifiche. Comunque, oggi è il tuo giorno fortunato. Non capita tutti i giorni di poter ascoltare un discorso del sottoscritto. Il grande Gachis è tutto per te. Le avanzatissime tecnologie del Team Plasma sono in grado di potenziare al massimo il potere latente di Kyurem e ci permetteranno di congelare l'intera regione di Unima. Uomini e Pokémon, nessuno escluso, saranno immobilizzati dal terrore e dovranno prostrarsi davanti al Team Plasma. Anzi, davanti a me! Kyurem non è che un guscio vuoto. È una briciola avanzata del Pokémon che, scindendosi, aveva dato vita a Reshiram e Zekrom. E io lo userò per dominare Unima. Proprio così, Kyurem sarà lo strumento con cui realizzerò i miei scopi. Sommo Gachis, vi abbiamo portato Kyurem. Finalmente! Finalmente è arrivato il momento che ho atteso tutta la vita. Sarò il padrone indiscusso di Unima! Devo andare, al resto pensateci voi, ragazzi. Oh, c'è Tony. Aspetta, tu fai parte del trio oscuro, vero? Cos'è successo al Purloane che avete rapito dall'Isopoli? Ti riferisci forse a questo qui? Attenzione! Finalmente! È il Pokémon che ho rapito 5 anni fa dall'Isopoli, perciò deve essere quello di cui stai parlando. Ormai obbedisce solo a me, tale il destino dei Pokémon che finiscono in una Pokéball. Cosa? Non lo dire nemmeno per scherzo! Non è il tuo Pokémon, l'hai rubato! Beh, a me i Pokémon fanno solo pena chiusi in una Pokéball, alla mercé dei loro allenatori. Se 2 anni fa il piano di Gachis di liberare tutti i Pokémon fosse andato in porto, molti Pokémon si sarebbero salvati. Pensa che quell'Hypard, quello che tu chiami Purloane, se fosse stato liberato dalla Pokéball, forse sarebbe tornato da te. Ehi, non permetterò che tu metta i bastoni tra le ruote a Gachis. E parte la sfida mentre Tony ci guarda. Grazie, Tony, eh? Gli interessa solo di quello stupido gatto Pokémon. E parte la sfida di Oscuro Team Plasma. Ok. Che ci manda in campo Ponyard. Andiamo con Arcanine. Direi che qui un Rogodenti potrebbe bastare, o al massimo un Fuoco Carica. Andiamo con Fuoco Carica. Nel dubbio, sempre la seconda scelta. Così a caso. E fuori un Ponyard, bene. Prossima scelta, Absol. Qui andiamo a cambiare e mettiamo Bills. Credo che un Palmo Forza basterà tranquillamente contro Absol, quindi prego! Livello 51 contro livello 51, direi che ci sta. Andiamo con Palmo Forza e... lo facciamo fuori in un colpo, ottimo! Bene, Ponyard di nuovo, che facciamo? Cambiamo... cambiamo e mettiamo di nuovo Arcanine. Dunque, vediamo un po' questo Ponyard di livello 49. Andiamo con un altro fuoco carica. E credo che ci siamo già tolti di mezzo il tipo del trio oscuro. E infatti è così. Brutto colpo anche, come se servisse. Che poi quando mi servono non li faccio mai. Ma va bene così. Non è ancora finita. Devo affrontare anche gli altri? Oh. Non ho nulla contro di voi, ma devo farlo per il sommo Gachis.
Oh, che bello, devo affrontarle tutti e tre. Non è che Tony potrebbe affrontare l'altro nel frattempo, così facciamo prima. No, assolutamente no. Tanto li affronto tutti io, chi se ne frega, a lui interessa solo di quel gatto. Ti odio, Tony, ti odio. Ok, siamo sempre contro un altro Ponyard. Andiamo con fuoco carica. E credo che mi limiterò a spammare Rogodenti e Fuoco Carica a raffica, a meno che non abbiano tutti e tre anche un Absol in squadra. Avete le squadre uguali? Spero di no. Ok, ha un altro Ponyard, lasciamo sempre Arcanine. Direi di passare a usare Rogodenti perché mi sto iniziando a fare male, quindi Rogodenti e vediamo se basta. Basta, perfettamente. Quindi via un altro Ponyard. Ok, prossima scelta Aselgore. Attenzione, quindi a quanto pare hanno tutti e tre, forse, devo ancora vedere l'ultimo, ma credo abbiano tutti e tre due Ponyard e poi un Pokémon speciale. Nel caso di prima Absol, in questo caso Aselgore, il prossimo forse ne avrà un altro, non lo so. Rogodenti basta anche per Aselgore, giustamente. E ha sconfitto un altro membro del trio oscuro. Arcanine è quasi al 52 e di sicuro con quest'ultima lotta salirà al 52. Non importa se vengo sconfitto, l'essenziale è che Gacis riesca nei suoi intenti. Ok? Da quando Gacis mi ha salvato la vita, gli ho giurato eterna fedeltà. Va bene. E inizia la sfida contro l'ultimo del trio oscuro, sperando di toglierceli dalle scatole per sempre. Ovviamente parte con Ponyard. Oh mio Dio, non me lo sarei mai aspettato! Sei imprevedibile! E noi andiamo, giustamente, di Rogodenti. Perfetto, fuori uno. E livello 52. Avanti il prossimo. Banette! Ok, contro Banette potrei usare, chi uso? Ho mosse di tipo, sì, ho Bills volendo con Nero Pulsar. Va bene, prego. E andiamo con Nero Pulsar. Mi piace troppo il suono che fa la mossa, però in Diamante e Perla era ancora più bello. Qui è leggermente diverso. Evitiamo anche un fuoco fatuo, fantastico. Andiamo con un altro Nero Pulsar e ciao ciao anche a Banette. È stato un piacere. Prossima scelta Ponyard, giustamente. Lascio Bills perché ormai Arcanine è al 52, quindi direi di lasciarlo stare per adesso. Andiamo con un Palmaforze. E boom! Sconfitto anche Ponyard, perfetto. Quasi al 52 anche Bills, direi che sto andando bene anche con gli allenamenti, e abbiamo finalmente sconfitto il trio oscuro. Ascolta, vedere la nascita del mondo che auspica il sommo Gacis, questo è il nostro unico desiderio. Poco male, l'unica cosa che puoi fare è restare a guardare mentre Gacis si serve di Kyurem per ricoprire di ghiaccio la regione di Unima. Accidenti. E va bene, ti restituisco il Pokémon. Tanto se penso a quello che il sommo Gacis ha in mente, questa non è che una misera goccia nel mare. Senti, Dlarz. Se lasciamo che il Team Plasma faccia quello che vuole, molti altri Pokémon soffriranno come Purloin e Kyurem, vero? Direi di sì. Direi proprio di sì, mio caro. Ok, non ci dice nulla di nuovo. Salve. Ti ho salvato, eh? Finalmente. Ma vi ricordate le prime parti dove lo cercavamo nella fattoria di Venturia? Cioè, è stato fantastico. Usciamo da questo lato. E siamo qui. Si scivola. Aspetta. No, 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 sì. Perfetto. Boom. Vai. Stiamo andando bene. Andiamo ad esplorare un attimino cosa c'è da questa parte. Aspettate che attivo il ricerca strumenti. Forse dovrei attivare anche un repellente, non lo so. Ma di là non posso passare, ma che cosa brutta. Qui
Qui c'è un'altra zona, mi sembra, della fossa gigante. Allora in basso cosa abbiamo? Mi sa che in basso abbiamo la parte di... Sì, sempre fossa gigante, però la parte esterna che non abbiamo ancora visto, ma non posso andarci. Ma dai, ma c'è lo strumentino lì, lo voglio. Non c'è qualche altro modo per andare? Sai che non credo. Forse se faccio... No. No, non posso. Che questo è l'unico modo in cui posso andare da quel lato, quindi niente. Ok, questa parte, ve lo dico adesso, ma credo l'avrete già notato, durerà abbastanza poco, perché a parte il trio oscuro, non farò altro. Io direi che ci possiamo salutare qui. No, stavo scherzando, andiamo. Un selvatico? Oh, Clefairy, sai che non è proprio il momento adesso? Comunque questa dovrebbe essere la stanza in cui si trova Kyurem in Pokémon Bianco e Nero, quindi... Quindi sì, abbastanza... fa abbastanza il suo effetto, diciamo. E andiamo ad usare... Andiamo ad usare un repellente. Non, magari non nei rimedi, ecco. E... Si può proseguire. Pronti? Entriamo. Qui non c'è niente. Ciao, Gecis. La fossa gigante. Questo è il luogo dove risuona la potenza di Kyurem. Da qui Kyurem potrà avvolgere l'intera regione di Unima in una stretta di ghiaccio letale. Mostrati, Kyurem! Oh mio Dio! Salve! Ho solo un rammarico, uno solo. E l'insolenza del tuo sguardo non fa altro che riportarmelo alla mente. E per ringraziarti, ho deciso di farti un bel regalo, se non altro per il disturbo. Ti trasformerò in una statua di ghiaccio, così potrai assistere in prima fila alla fine della regione di Unima. Ok. Kyurem, usa Gelamondo! No, che sono anche a maniche corte. Zekrom, usa incrotuono. Ed ecco finalmente entrare sulla scena N, un fenomeno da baraccone in grado di parlare con i Pokémon. Ta-ta-ta, quanto ho adorato questo momento. Zekrom mi ha detto che Kyurem stava soffrendo. Non posso perdonare chi fa soffrire i Pokémon per il proprio tornaconto. E poi a me piace molto Unima, è il luogo dove ho imparato a vivere come un umano. È il luogo che mi ha insegnato l'armonia che si crea quando uomini e Pokémon sono insieme. Perciò difenderò i Pokémon e gli uomini che ci vivono. Da notare che N parla sempre velocemente, anche nei nuovi giochi. E quindi io devo doppiarlo così e molte volte mi incepperò. Già. Eccellente! Quello sì che era un discorso pieno di determinazione. L'educazione da sovrano che ti ho dato non è stata completamente sprecata, dopotutto. Ma poco importa. Ti ho raccolto dalla foresta, quando vivevi con i Pokémon. Ti ho accudito, curato, e tu che fai per ringraziarmi? Vieni a rovinare i miei piani. Non posso far finta di nulla. E dire che la tua forza doveva servirmi a conquistare Unima. Ma ti perdonerò, Zekrom, che tu hai portato qui può distruggere il ghiaccio. Mi hai risparmiato il fastidio di cercarlo. Sapevo che ti saresti fatto vivo appena avessi congelato Boreduopoli. È un piano malvagio e non funzionerà. Ti sbagli. Io posso contare sul cuneo DNA.
Cosa? Zekrom! Kyurem, assorbi Zekrom! Endofusione! Non pensavo che esistesse una formula in grado di fondere due Pokémon. Stupido che non sei altro. 2 anni fa cercai di usarti per controllare le menti delle persone. Ma stavolta conquisterò Unima con l'uso della pura forza. Capisci? Se tu avessi fatto il bravo e ti fossi adattato a vivere come sovrano, Unima sarebbe rimasta il bel posto che era. Fatti sotto, allenatore! Stavolta nessuno ti potrà aiutare! Ma visto che ripetiamo la stessa sfida, aggiungiamoci qualcosa di interessante. Fammi vedere se riesci a fermare lui. Kyurem! Cosa? Le tue Pokéball stanno fremendo. Forse la tua squadra di Pokémon trema dalla rabbia? No, non può essere. Dei semplici strumenti non hanno emozioni o pensieri. Avanti, sfida Kyurem! Per tua informazione è impossibile catturarlo. Il mio bastone emette dei segnali che bloccano il funzionamento delle Pokéball. Bene. Sono contento di non poter ricevere neanche una mezza consolazione, grazie. E parte la sfida contro Kyurem Zekrom. Zekrom Kyurem. Kyurom. Kyurem. A livello 55. È stata una scena veramente fatta bene. Molte persone pensano che si sia iniziato il progresso grafico dei giochi Pokémon solamente da X e Y, ma guardate che cosa vi combinavano già. Io credo che le vere belle scene siano iniziate già dai lontani Pokémon Smeraldo, eccetera. Ma in Pokémon Nero 2 hanno fatto una cosa epica. Hanno realizzato anche la battaglia tra Kyurem e Zekrom con il successivo intrappolamento di quest'ultimo e il suo ridimensionamento nella Scurolite. Quindi, fantastico. Non posso dire altro che fantastico. Avrà anche una mossa peculiare, che è Elettrogelo, che mi ha appena mandato KO. Che bello. Comunque non possiamo catturarlo, giustamente. Potremmo fare fuga, ma non avrebbe, diciamo, lo stesso sapore di quello che potrebbe essere sconfiggerlo. Quindi sconfiggiamolo, o almeno proviamoci. Lacerazione, ok, andiamo con Palmo Forza. E ce l'avamo quasi. Andiamo con un altro Palmo Forza. Si usa Drago Spiro, ora ci paralizzerà, ne sono sicuro. Però ha fatto brutto colpo, ecco, quindi l'Axe c'è stato sempre. Palmo Forza e ciao ciao anche a Kyurem.